andati ad ascoltare l'ultimo canto del coro Scaricalasso, bravissimi. Volevo ricordarvi che il festival continua domani sera con il coro della Belverana e il coro degli Alpini di Bergamo. Stesso orario, domani sera alle 45 qua. Ci sono alcuni ringraziamenti da fare perché questo festival si è reso possibile grazie all'impegno del gruppo musicale, del suo presidente Gabriella Toselli, di Anna Contino, di Orietta Mezzadri, di Marco Bertoni che è qui che fa le riprese del festival tutto quanto, per lasciare poi anche ai cori, diciamo, reali. Dicevo, col sostegno dell'assessorato alla cultura, della giunta, l'assessore Corrado cantava, quindi se il sostegno sarà dato, è presente il sindaco, Lelli, Marica, l'assessore alla cultura, se ci vogliono, ecco, un attimino. Gli applausi, ma sono veramente meritati per loro, per il coro che ha cantato prima e per quelli che canteranno domani. Noi semplicemente abbiamo proposto, ma abbiamo fatto solo il primissimo passo, all'associazione gruppo musicale di fare qualcosa, perché c'era arrivato tra le mille comunicazioni che ci arrivano che il 21, quindi domani, sarebbe questa giornata internazionale della musica, del canto, e quindi abbiamo detto ma perché non facciamo qualcosa, e in avanti abbiamo perso il controllo e il risultato è quello che vedete, insomma, perché c'è davvero tanta passione, insomma, in quello che avete sentito e in quello che sentirete. Noi non sosteniamo questa iniziativa come tante altre, abbiamo fatto cantare l'assessore Corrado e per vostra fortuna noi invece ci asteniamo, però insomma sappiamo parlare un po', io mi fermo e lascio parlare l'assessore alla cultura. Marica, prego. Un grazie enorme a Gabriella, a Marco, a Michele, a Mariangela, ai cori, ai Monghi d'Oro e poi Cento Passi, una serata veramente emozionante. E, a dire la verità, ne ho sentiti, comincio insomma, a entrare un po' nel mondo dei cori, li sento abbastanza di frequente. Questa sera è una serata molto speciale a mio avviso, ma perché ci lascia un messaggio molto importante. E mi riallaccio un pochino alle parole del papà, insomma, che è intervenuto prima. Sì, forse è una... c'è qualche imperfezione, no? Ma è questa anche qualità, secondo me. E poi, mai come in questi giorni, anche per il nostro paese, per Ozzano, insomma, il messaggio, insomma, che arriva da una serata del genere, che al mondo veramente ci deve essere posto per tutti. Questo è veramente importante. E ognuno ha i propri tempi. Quindi viva l'imperfezione, la differenza.